E bello a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video, sono il vostro Mr. Bisteca. E oggi ragazzi ci ritroviamo qua con la nostra carriera allenatore con la Roma. Ci eravamo lasciati ragazzi che praticamente per oggi avevamo progettato di fare l'episodione, quello grosso, con tante partite. E avevamo detto, ora non mi ricordo ragazzi, avevamo detto tipo di giocare contro, vabbè, contro l'Inter sicuramente e anche contro la Juve. Forse avevo detto anche contro il Sassuolo ragazzi, ma la simuliamo, altrimenti sto video non lo finiamo più. Quindi giochiamo in sostanza i veri due big match di oggi, le altre le simuliamo, così almeno ragazzi ci togliamo di mezzo dicembre e dal prossimo episodio partiamo col calciomercato, che c'è da lavorare un pochinino. Quindi partiamo subito e scendiamo subito in campo per il big match, è proprio big ragazzi in questo caso, del campionato tra Inter e Roma, ma che si ritorna al 2010 ragazzi, anzi diciamo dal 2005 al 2010 quando... ad affrontarsi per il campionato? No, e che fa Danielone il guerriero dei rossi? Ma che è questa storia ragazzi? Ha battuto una botta in testa, ma... Ora, io dico... No, seriamente è infortunato? No ragazzi, ma che è? Ma dai! Scenderemo in campo con il nostro 4-3-3 con in porta Navas, in difesa Florenzi, in mano la Spazio, Korov, centrocampo con Cristante, Zonzi trequartista, Zaniolo davanti, Kluivert, Morata e Lozano. Lozano ragazzi, dovevo buttarlo in campo in tutti i modi perché si sa, quando gli ex affrontano le vecchie squadre giocano sempre da Dio. E siamo qua dallo Stadio Olimpico di Roma per l'incontro di Serie A, ovviamente tra la nostra Roma e l'Inter. Come già detto ragazzi, partita questa importantissima, la più importante, la più di spessore del campionato di Serie A, perché si vanno ad affrontare la prima e la seconda in classifica. In questo caso siamo noi secondi, loro primi. E ragazzi, ovviamente non serve neanche dirlo, sarà fondamentale cercare in tutti i modi di portarci a casa i tre punti. Partita complicata perché comunque sia, a parte il fatto che andiamo ad affrontare la migliore difesa del campionato, ma a parte quello ragazzi, c'è anche la neve in più a rompere i coglioni, quindi servirà davvero una grandissima prestazione da parte dei nostri. E partiamo. Avanti Lozano, Lozano per Morata, Zonzi, Kluivert, non è possibile, guarda questi che ha sbagliato. Istante, Zaniolo, ragazzi insomma, ce l'aveva a carico questo destro. Centrarsi, giocandola per Cristante, che se ne va, Brenino, l'alza, il colpo di testa, 1-0, sempre lui ragazzi. No vabbè, ormai è una sicurezza ragazzi, cioè non serve neanche guardare una partita per sapere che Morata comunque la imbuzzerà dentro. Bang, Roma 1, Inter 0, appena iniziato il secondo tempo, Cristante se ne va all'interno dell'area, alza questo pallone, Morata, stacco tipo alla Cristiano Ronaldo. Boh ragazzi, ha fatto un salto veramente della Madonna. Guarda là, ci avrà avuto 1,5 metri di elevazione. Pazzesco. E quindi, Roma 1, Inter 0. Gioca palla per Zonzi, il buco per Kluivert, subito di prima, Morata! Roma 2, Inter 0, Alvaro Morata! Mamma mia ragazzi, che mostro che è! Alvarone nostro! Veramente ragazzi, un traghettatore della Madonna. Qua anche gran gol comunque. Poi per carità, era solo davanti a Handanovic, non è quello. Però comunque la coordinazione, il gesto tecnico importante, la cannonata. Bang ragazzi, mamma mia, 2-0 di qualità. Zaniolo, ancora Morata, Kluivert perde il pallone, Cristante la mette giù, prova il tiro, oh mio Dio, Brian Cristante, che cosa si è inventato? E comunque ragazzi, mi sa che l'Inter tipo è rimasta negli spogliatoi perché 10 minuti del secondo tempo ne abbiamo fatti 3. Boh, vabbè, mamma mia, pallone qua respinto piuttosto male dalla difesa dell'Inter, Cristante dal limite dell'area, al volo, mezzo storto, quasi senza neanche guardare la porta, si inventa ragazzi veramente un grandissimo gol, mamma mia, 3-0 di qualità ancora di più. Tutto mi aspettavo tranne che segnasse così l'Inter ragazzi. 3-1, bel gol da parte dei nostri rivali nerazzurri, che li vediamo ragazzi. Perisic controlla subito così, bang, no sì, Perisic, non mi ricordo chi, comunque ragazzi, cross così al volo di prima e Perisic di testa ce l'ha in sacca, non me l'aspettavo mai.
Kluivert prova il cross. Attenzione, colpo di testa di Cengiz Yunder. Debole. Morata. C'è Cengiz Yunder. La parata ancora Yunder. Addirittura fuori. Mamma mia. Calcio d'angolo. Prova Perisic. Pallone che resta lì in Golan. 3-2. Raggia il ninja. Accorcia le distanze. Anche se ormai, ragazzi, è inutile. Mancano un minuto alla fine della partita. Però vedete, c'è il gol dell'ex, ragazzi. È sempre così. Gli ex giocano sempre bene. È pazzesca sta cosa. Ed è finita, ragazzi. Roma 3, Inter 2. Vittoria strameritata, ragazzi. Ma veramente strameritata. E questi sono altro che tre punti pesanti. Di più. Andiamo avanti, raga. Prossimo match contro il Cagliari. Bene, mi sembrava contro il Victoria Pilsen. Però infatti non mi tornava. E infatti abbiamo il Cagliari. Allora, andiamo, ragazzi, questo a simularlo, dunque. Rosa, sì, giocano questi, i nostri titolaroni. E andiamo. C'è anche il derby d'Italia, quindi, ragazzi, speriamo in questo caso nella Juve. Skip. 1-1, ma guardate che partita di merda. Ne ha pareggia coi Cagliari, roba da maiali, ragazzi. Vabbè. Quindi, abbiamo anche un'email, conferenza stampa. Facciamola subito. E andiamo verso il Victoria Pilsen. Facciamo, sì, facciamo sempre gioco a questi, raga. Bisogna averci un po' di qualità là in campo. E intanto speriamo che nell'altra sfida il CSK faccia il miracolo. Quindi non skippiamo, raga, perché voglio vedere. Ecco, intanto è passato avanti il Real con Mariano Diaz. Molto male. Noi vinciamo 1-0 con gol di El Shaarawy. 2-0, Real sta 2-0 con la doppietta di Mariano. Niente da fare, raga. Purtroppo il nostro sogno di buttare fuori il Real è svanito. 3-0 addirittura, 3-1 noi. E vabbè, niente. Molto bene comunque il fatto che sia passato il girone come al primo posto. Questo è già tanta roba. Mi sarebbe piaciuto, ragazzi, buttare fuori il Real. Sarebbe stata più che altro una big, veramente big in meno, ma ci accontentiamo. C'era un'email, ho letto, tipo, parlavano di una baracca di soldi, non ho letto. Accidenta a me, e quando non leggo. Facciamo gli allenamenti. Pallone d'oro che va a Messi. E ci sta, ragazzi, ci sta. Oddio, in realtà ci starebbe poco, perché considerando quello che è stato fatto nella scorsa stagione, sì, grande stagione come sempre, ma sicuramente al di sotto di tante altre. E con soprattutto tanti altri giocatori che hanno fatto di meglio. Qui FIFA ha un po' sbagliato. Allora, skip. 4-1, molto bene, molto molto bene. Doppietta malata, doppietta di El Shaarawy anche, bene. Infortunio però per Fazio, e questo non mi piace. Attenzione, ragazzi, attenzione. Inter-Udinese 2-2. Questa è tanta roba, ragazzi. Molto bene. Qui, tre giorni, vabbè, per tre giorni poco male. Quindi adesso ci dovrebbe essere il Milan, se non sbaglio. Ah, sì, il Milan è buona, ragazzi. La Juve, bene, perfetto. E sorteggi di che cosa? Olympique Marsiglia, sorteggi dell'Europa League. Boh, a caso. Abbiamo due email, conferenza stampa. Facciamola subito. In vista del match contro la Juve. Sì, ora faccio scadere il contratto al capitano. Questo hanno visto un film, raga. No, lo rinnoviamo all'istante. Potremmo anche delegare volendo il nostro amicone. E no, il problema è uno, ossia che non ho idea di quanto prenda ora come ora. Quindi facciamo finanze, De Rossi, 80.000. Sì, facciamo così. Delega rinnovo a partire da 80, non salire oltre i 90, ci sta, ragazzi, così proviamo. Ha raggiunto un accordo per 80. Perfetto, ragazzi, rinnovo semplicemente come è adesso. Perfetto, e quindi Danielone De Rossi, capitano, rinnova. E andiamo alla partita contro la Juve. Quindi subito andiamo a sistemare le magliette. Sì, noi di casa e anche loro. Fiducia alla formazione titolare, ossia Navas in porta, in difesa Florenzi, Manolas, Marcano al posto di Fazio. Poi Kolarov, centrocampo con De Rossi, Nzonzi, Pastore, davanti Elsha, Lozano e Morata. Raga, dobbiamo farcela in tutti i modi. Ed eccoci, dunque, dallo Juventus Stadium, Allianz Stadium, via, è più corretto, di Torino, per l'incontro di Serie A
tra Juventus e Roma. Un partitone, ragazzi, quello che andrà in scena anche stavolta. Dopo aver affrontato l'Inter, ci tocca anche la Juve. Proprio scontri al vertice a tutto spiano oggi. Poi c'è la gigantografia di CR7. Siamo, ragazzi, il miglior attacco del campionato, con 38 reti segnate, ben 13 in più rispetto alla Juve nelle stesse partite. Circa, ragazzi, il 35% in più dei gol, che sono tantissimi, ragazzi, sono veramente tantissimi. Il che sta a significare che il nostro attacco è super carico e gli faremo il culo anche a questa Juventus. Ronaldo piangerà e basta. Allora, riconquista il pallone, trova Thiago. Thiago riesce ad andarsene, parte il tiro, sempre attento, Keylor Navas. Buona palla, attenzione, Douglas Costa. Navas l'ha parata ancora. Thiago sempre per Pjanic, al limite dell'area. Pjanic prova il tiro, sempre Keylor Navas, inarrestabile. Florenzi la porta, sempre lui, sempre Florenzi, la ritocca. Nzonzi, la primavera, più o meno, occasione, e passiamo in vantaggio, ragazzi. Steven Zonzi con il più grande colpo di culo della storia ci porta in vantaggio, nonostante, ragazzi, praticamente stesse quasi giocando soltanto la Juve. Ma rivediamo, abbiamo avuto, ragazzi, veramente un culo pazzesco. Meno male che Barzaglione, credo sia lui, sì, è lui, ragazzi, ce l'ha toccata, perché è andato ad ingannare Perin. Pallone che scheggia il palo, si infila in porta. Mamma mia, che culo! Per vie centrali, vede Pastore! 2-0, ragazzi, ma non è possibile! Mamma mia, come stiamo sfruttando le occasioni! Perché, ragazzi, lo continuo a dire, stanno giocando soltanto loro. Noi, seconda azione che facciamo, secondo tiro, secondo gol. Anche di qualità, ragazzi, proprio bello, l'ha piazzata veramente bene. E il flaco, rivediamo, poi Morata, meno male si è abbassato, meno male, che culo. E il Sharawi, ancora, Pastore al limite, Lozano, 3-0. Madonna mia, ragazzi, non è vero, non è fottutamente possibile, ragazzi, non è fottutamente possibile. 3 tiri, 3 gol, mamma mia, come cazzo stiamo giocando. Madonna mia, che partita pazzesca. Comunque, Pastore, a mio avviso, finora è migliore in campo, raga. Cioè, praticamente sta facendo tutto lui come perno, si intende. Ha anche fatto gol, assist, tanta tanta roba, gran merce del flaco. Dybala, avanza, ma non la prova a chiudere, ci riesce ancora Dybala. Sempre Keylor Navas. Il filtrante, Lozano, l'alza, Alvaro Morata, 4-0, gol dell'ex, e sempre lui, ragazzi, Alvarone Morata. Di intelligenza questo se l'ha portata a casa, perché non era facile, ma è stato abile nell'anticipare l'uscita di Perin. Rivediamo, ragazzi, qua gran filtrante, ma fino in fondo, se non ricordo male, Florenzi. E qua Morata, bang, la sforbicia e anticipa l'intervento di Perin per il 4-0. Abbiamo distrutta questa povera Juve. Palla persa, ancora Dybala, la gestisce, cerca la gioia personale, Ronaldo, Dybala, 4-1. Gol della bandiera per la Juve, gol realizzato da Paolo Dybala. Gran gol di qualità, ragazzi, se l'è cercato questo gol, sofferto, ma è riuscito a portare palla fino in fondo e a trovare il gol del 4-1, nonostante i numerosi tentativi di portare via il pallone. Un bel carro armato è stato. Ed è finita, ragazzi, Juve 1, Roma 4, una vittoria incredibile, quella della nostra squadra, che va a distruggere, a demolire, ad ammazzare, a schiantare, non lo so, ragazzi, tutto quello che vi viene in mente. La Juve con una vittoria pazzesca. E abbiamo dunque adesso gli ultimi due match del mese. Poi, ragazzi, ci andremo a fermare. Prima il Sassuolo e poi il Parma. Quindi andiamo subito a simulare. La partita questa dovrebbe essere tranquilla. Sassuolo, che fino a qualche partita fa era nelle prime posizioni in campionato, adesso è un po' in crisi. Due sconfitte e un pareggio. Quindi sicuramente siamo noi favoriti e ci portiamo avanti con il solito Alvaro Morata al 15esimo. 1-0. Conduciamo il match. Espulso Marlon. Marlon, ragazzi, ve lo dico, potrebbe essere un bel profilo, un bel profilo. Teniamolo d'occhio.
per il mercato. Anche se comunque di difensori ne abbiamo tanti. Sempre 1-0, gestiamo, col Sassuolo in 10, senza difficoltà, e ce la portiamo a casa, ragazzi. 1-0 di tranquillità, senza cambi. Sappiamo, proprio i nostri giocatori sono morti, collassati in campo tutti sicuramente. Ma va bene. E dunque, ultimo match di oggi contro il Parma, e poi ci fermiamo. Pastore non si sente pronto e ti butto in campo lo stesso perché mi fa fate ambiati. Ci sta, ragazzi, ci sta. E quindi, probabilmente, sì, effettivamente dovremmo avere tipo tutti i giocatori stanchi. Perciò questo secondo me è più facile si perda sto match, ora che ci penso. Ma vediamo. Trentesimo sempre 0-0. Fine primo tempo, sempre 0-0. Iniziano i cambi. Cioric, Codolo, intanto trova il gol. Monito Desi. Settantesimo, 0-1, conduciamo sempre il match, ancora due cambi. Ce la portiamo a casa, ragazzi. Anche questa, vittoria, 1-0, ottimo. Mamma mia, ragazzi, che cosa ho visto. Oddio, l'Inter ha perso contro l'Empoli, mi sento malissimo. Che bidoni. Beh, ragazzi, direi episodio veramente più che positivo oggi. Praticamente l'abbiamo vinta tutta tranne quel pareggio un po' alla cazzo dei cani contro il Cagliari. Ma ci sta, ragazzi, alla fine ci è cambiato veramente poco quel pareggio. E quindi guardiamo un po' di classifica, un po' di tabelloni. Allora, sì, la Coppa Italia non mi interessa, cambiamo competizione. Coppa Internazionale Europea non mi interessa. Mi interessa molto. Ci è capitato il Borussia Dortmund. Ok, ragazzi, ok. Non sarà facile, però ci sta. Vediamo chi ci sarebbe potuto capitare, giusto per curiosità. Allora, partiamo. Ecco, appunto, il Borussia, l'Inter, ok, meglio il Borussia sicuramente. Il Liverpool è meglio il Borussia sicuramente. Il Porto sarebbe stato ancora meglio, però ci accontentiamo. Anche il Benfica sarebbe stato meglio, sinceramente. Anche il Leone. Vabbè, ragazzi, dai. Ci è andata benino. Comunque, Borussia è una squadra affrontabile. Non è sicuramente una potenza come negli scorsi anni. È una squadra che, a mio avviso, ha perso molto potenziale lungo la strada, lungo il suo cammino, in questi anni. E quindi, secondo me, siamo messi molto, molto bene. Molto, molto bene. E il campionato non ho visto. Ecco, forse l'unica cosa che dovevamo vedere. Mamma mia, ragazzi, 47 punti più 10 sull'Inter, più 11 sul Napoli, più 14 sulla Juve. Ma quanto fottutamente forti siamo, ragazzi. 44 gol fatti, 18 subiti. Siamo la terza difesa e decisamente il miglior attacco del campionato. Che squadra pazzesca. Quindi, prossimo episodio faremo ovviamente tutto il calciomercato, credo. E vediamo, ragazzi, con le partite. Vi dico vediamo perché probabilmente le andremo a simulare visto c'è il calciomercato. Però appunto vediamo perché non lo so. Quindi ci premiamo qua. Spero come sempre che vi seguite. Mi raccomando, che cazzo ho detto. Spolliciate, commentate, condividete. Iscrivetevi al canale. A domani con un nuovo video. Buona.